saluto a tutti i telespettatori dalla penisola del Qatar. I riflettori che illuminano a giorno il circuito di Los Ail sono accesi e tra breve lo saranno anche i motori delle MotoGP. Anche quest'anno, come da tradizione su questo tracciato, ci aspetta un gran premio all'insegna del bel tempo con temperature che non dovrebbero creare problemi alle gomme. La regia ci porta adesso sulla griglia di partenza, dove i piloti della MotoGP sono ormai pronti per l'inizio della gara. La tensione è al massimo, ma questi ragazzi sono dei campioni abituati a sopportare qualsiasi tipo di pressione. Bella a tutti ragazzi, siamo qui tornati con un nuovo video, siamo su MotoGP 21. Continua la carriera dell'improbabile Guido La Moto in MotoGP al Gran Premio di Doha a Los Ail. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, suonate la campana di Don Dan, lasciate un like e seguitemi su Instagram, link in descrizione. Detto questo, possiamo iniziare. Tra qualche istante inizierà il Gran Premio del Qatar qui a Doha e i piloti sono già pronti a fiondarsi tra le curve illuminate a giorno. Ma che partenza ha fatto Mir? Giusto un po' lungo. Ammetto che la colpa è anche un po' mia. Quanto è veloce questa Ducati? Thank you.
Giro veloce. Un altro giro veloce. E un altro ancora. Ultimo giro. E sono 50 punti. Senza dubbio per lui è stata una giornata perfetta. Oltre alla soddisfazione della vittoria, gli arrivano anche 25 punti importantissimi per la classifica del campionato. Riprendiamo la diretta dal circuito dove i primi tre piloti classificati sono appena arrivati sul podio per la consueta cerimonia di premiazione. Ogni Gran Premio fa storia a sé, ma sicuramente questi ragazzi saranno da tenere d'occhio anche per le gare a venire.